Mister Giacobbe, una partita quasi perfetta della tua San Margheritese, è venuta qui a Bogliasco a proporre gioco, avete concesso poco o nulla al Bogliasco e sono tre punti davvero molto importanti. Allora guarda, oggi abbiamo fatto credo una partita di spessore dove siamo stati molto attenti, abbiamo cercato di far gioco e sapevamo che giocavamo contro un avversario molto temibile e la concentrazione non è stata al 100% di più, perché comunque loro sono sempre pericolosi. Abbiamo cercato di dare poco spazio dietro la nostra linea difensiva perché sappiamo che abbiamo degli attaccanti veloci, ma allo stesso tempo abbiamo cercato di non dare spazio tra le linee perché hanno giocatori che possono formare in quella zona. E nello stesso tempo cercavamo di trasformare le azioni. Il primo tempo forse meritavamo il gol, ma abbiamo sbagliato qualche scelta negli ultimi 20 metri. Secondo tempo abbiamo riniziato con le idee giuste, la voglia giusta, abbiamo trovato il vantaggio, poi sono usciti loro e a dire il vero poteva esserci anche un rigore per loro, perché comunque bisogna dire la verità, ma secondo me non sarebbe stato comunque giusto per quello che si è visto in campo il pareggio. Poi sai, comunque le partite sono dettate anche dagli episodi. Bene poi il conquistare palla sempre, non indietreggiare e siamo riusciti così a fare il secondo gol, tre punti importanti sicuramente. Ecco, a proposito di inserimenti tra le linee, anche nel primo tempo avete avuto potenzialmente qualche chance un pochino lì, no? Con gli intermedi di centrocampo che insomma potevano sfruttare forse un pochino meglio gli spazi, soprattutto sulla vostra destra dove c'era l'esterno basso del Bogliasco. Sì. Guarda, noi abbiamo visto che loro facevano fatica a seguire i nostri centrocampisti che si inserivano e allora abbiamo letto bene la situazione e abbiamo provato a farlo più volte. Diciamo che abbiamo magari peccato nel momento che ricevevamo palla nella giocata giusta o nella scelta giusta, però la chiave della partita al primo tempo è stato quello. Poi loro al secondo tempo si sono messi diversamente e allora abbiamo sfruttato più le fasce. Quindi bene i miei che hanno letto la partita, perché sai, per quanto tu possa dirgli dalla panchina, poi sono i giocatori che la devono interpretare nella maniera giusta. E poi non era neanche semplice forse far scorrere un po' questo pallone, no? Perché comunque è un manto erboso bellissimo, però molto morbido, no? Quindi a volte non era semplice dare sì, velocità. Sì, non era facile dare velocità, però come abbiamo parlato prima, correre senza palla fai molta più fatica. Quindi abbiamo cercato di tenere più possibile il possesso palla e far correre loro e alla fine comunque questo ci ha premiato.